Buon pomeriggio a tutti, sono Rosa da Cartomanti Europei. Eccoci qui, carissime amiche, a dare inizio a una nuova puntata interattiva, nella quale voi, pensando alle vostre domande, viene associato un numero, da 1 a 9 e poi commentate. Quindi vi invito di interagire, carissime amiche, pensando sempre a una vostra domanda molto importante. Non dovete commentare, con la domanda, ma con un numero da 1 a 9. Oggi a disposizione vostra avremo 4 mazzi di carte, le energie del bosco, le carte degli angeli, gli oracoli, le carte del domani e anche che cosa dice il tuo karma oggi. Vi invito di comunicare sempre il nostro numero 077349 3548. Scrivendo, sempre commentando con un numero da 1 al 9. Nel frattempo mischio le carte e vi invito di commentare. Quindi commentate. Nel frattempo vi dico che il nostro centro dei cartomanti europei è sempre aperto tutti i giorni, da lunedì alla domenica, tutti i giorni, dalle 7 di mattina alle 2 di notte. Quindi vi invito di comunicare, vi invito di scrivere, vi invito di entrare sempre nel nostro sito di cartomanti europei, valutando e scegliendo anche i vostri cartomanti preferiti, giustamente entrando lì e vedendo ovviamente quello che a voi piace di più, entrando nel nostro sito, giustamente valutando le descrizioni dei nostri cartomanti e giustamente facendo le vostre scelte. Vi invito, carissime amiche, a commentare sempre avendo a disposizione vostra questa puntata interattiva. A commentare con un numero da 1 a 9, sempre non andando oltre il numero 9, commentando a una vostra, oppure associando questo numero a una vostra domanda, sempre escludendo la salute, riguardo alle vostre problematiche quotidiane, che sia poi l'amore, che sia il lavoro, che siano ovviamente le relazioni. Quindi commentate, commentate, commentate. Il nostro centro di cartomanti europei è molto attivo anche sui social, su YouTube, TikTok, Facebook, sempre vi invito di interagire. Quindi sono alla vostra disposizione. Le carte, giustamente, sempre rifacciamo live, quindi è una puntata live. Vi invito, carissime amiche, di interagire, sempre scegliendo un numero da 1 a 9. Allora. Allora, oggi ci sono l'obiettivo con i profumi, quindi chi donerà un profumo avrà una stesura un po' più ampia. Ah, iniziamo con Mari che chiede se ci sarà un ritorno di coppia con Daniel, numero 9. Il numero 9, 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 per Mari. La sincerità, guardando e anche andando oltre, no? Mi viene proprio questa sincerità come la base, no? Del vostro rapporto, quindi la sincerità è essenziale, che porterà avanti uno sviluppo. Terenza, numero 3. Il numero 3 per Teresa. Determinazione, Teresa, la carta invita di essere determinata. Filomena, numero 6 per un ritorno. Vediamo un po' il numero 6 per Filomena. 4, 5 e 6. Esperienza, quindi la carta invita di interagire senza avere paura per raggiungere il tuo obiettivo. Rosa chiede se vicino a sua figlia ci sono amiche sincere, numero Il numero 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Accoglienza, più che altro una condivisione. Probabilmente non tutte le amiche sarebbero sincere, però la maggior parte sì. Marzia chiede se migliorerà con le amicizie giuste, numero 5. Il numero 5 per Marzia. 4 e 5. Indipendenza. Questa carta invita di liberarsi oppure di tirare fuori tutto ciò che ti condiziona. Lucia chiede se Giovanni l'ama, numero 3. Il numero 3, cambiando mazzo di carte. Il numero 3. L'invito di meditare per trovare delle risposte.
Rispondo a Marie, se vuoi una stesura più approfondita, inviaci un profumo e te la ripariamo. E invece per Nicoletta il 13 non va bene, numeri da 1 a 9, grazie. Allora, Anna De Filippo chiede se Sandro tornerà da lei, numero 2. Il numero 2, nel prossimo futuro, nel prossimo futuro, quindi ci sarà questo ritorno. Nicoletta numero 3. Il numero 3 per Nicoletta. È un no, Nicoletta, riguardo alla domanda fatta. Annalia, se avrà la possibilità di incontrare Giovanni per fine mese, numero 7. Il numero 7. Abbondanza riguardo a questo incontro, comunque sia chiesto da te e sperato da te. Lucia chiede se Giovanni, ah no, scusa, questa l'abbiamo fatta, perdonami. Raffaella, numero 8 per l'amore. Numero 8 per Raffaella. 4, 5, 6, 7, 8. Cerca un segno, un indizio e riuscirai a trovare quello che giustamente stai cercando. Grazie Monica della donazione, se ci fai una domanda, ti faremo la stesura. Nel frattempo Rita, vorrebbe sapere come andrà con l'invalidità di sua sorella, carta numero 7. La carta numero 7, 3, 4, 5, 6 e 7. Opportunità, dice la carta. Monica, ci devi dare anche un numero da 1 a 9, così ti possiamo rispondere. Ovviamente chi dona con l'obiettivo, chi ci dona un profumo avrà la precedenza nelle risposte. Allora, facciamo Monica, grazie che ci hai donato il profumo. Signorita. Vuole sapere se Luca la chiamerà per un chiarimento e il numero è 9. Di sicuro dovranno venire un insieme di chiarimenti, un invito anche più che altro di pensare oppure di realizzare un pensiero positivo, un ripensamento riguardo a una situazione che dovrà essere migliorata, di sicuro un invito anche di continuare così. C'è qualcosa di meglio riguardo a quello che forse fino adesso non è stato gestito, non è stato realizzato, dei punti interrogativi che in qualche modo dovranno essere messi a disparte. La carta invita perdono riguardo a certe situazioni che probabilmente sono lasciate un pochettino in sospeso oppure non chiarite. Di sicuro ovviamente c'è un percorso verso una condivisione, nel farcela, no? La carta ti invita di continuare così. E di sicuro la carta invita anche delle ulteriori informazioni che in qualche modo dovranno essere, no? Per fare in modo che ci sia anche un più che altro una condivisione oppure anche un sapere ancora di più. La stesa è positiva perché ti dà anche un percorso abbastanza ampio nel tempo, quindi diciamolo così, un'evoluzione che dovrà essere poi portata avanti, giustamente superando, no? Andando a perdonare oppure anche andando a superare questo insieme di difficoltà che si sono messe nel vostro percorso. Quindi, è il momento, man mano, è il momento di agire, è il momento nella condivisione, no? Anche nel superare questo momento difficile per tutte e due. Allora, vorrei ringraziare Filomena che sta condividendo la live. Grazie Filomena. E ti facciamo una stesura più ampia anche a te. Ha chiesto se la contatterà, numero 8. Il numero 8 per Filomena. Allora, vediamo un po'. Nelle prossime settimane, già dall'inizio, si vede ovviamente un insieme di contatti, comunicazioni che dovranno ovviamente arrivare. Di sicuro dovrà essere anche un tempismo perfetto perché mi vengono delle combinazioni favorevoli.
è un percorso di guarigione, ma di sicuro la carta invita anche per donna in questo caso. Quindi non è semplicemente la serie delle comunicazioni che dovranno venire e la carta te lo dà, ma di sicuro anche un insieme, no, di situazioni che dovranno essere condivise, ma nello stesso tempo la carta invita di lasciare andare probabilmente quella serie di dubbi, incertezze che delle volte si sono accumulate sempre riguardo ovviamente a questa persona, ma anche alle notizie che questa persona ovviamente dovrà portare e porterà. C'è qualcosa di meglio, quindi superando tutto ciò la carta porta delle buone, delle ottime prospettive nei tuoi confronti. Allora, Raffaella numero 8. Il numero 8 per Raffaella. 5, 6, 7 e 8. È il momento sbagliato, Raffaella. Marzia chiede se il suo figlio troverà l'amore, numero Il 4. numero 4 per Marzia. Dipende da lui, quindi è una carta che più che altro dà tante di quelle opportunità. Anna Maria, numero 3. Il numero 3 per Anna Maria. Cerca un segno, Anna Maria. La carta ti invita. Vorrei ringraziare Charlotte per il profumo. Se ci fai una domanda, gli risponderemo con una stesura un po' più ampia. Adriana, numero 5. Il numero 5 per Adriana. 3, 4 e 5. Fidati, Adriana. L'indice chiede come funziona, quindi ripetiamolo un secondo. Sì, allora nel frattempo, giustamente pensando una domanda, non dovete commentare con la domanda, ma associando la domanda vostra con un numero da 1 a 9, senza andare oltre al numero 9. E le carte rispondono sempre basandosi in quello numero che voi avete dato, associato alla domanda fatta. Grazie. Katia, numero 9. Il numero 9 per Katia. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. È un no, Katia. Valeria, numero 3 per l'amore. 2 e 3 per Valeria. Nel prossimo futuro, Valeria. Si farà sentire Antonella Meri, numero 7. Allora, nel frattempo, prendo l'altro mazzo di carte, il numero 7. 5, 6 e 7. Ti ama ma non vuole ammetterlo. Probabilmente queste comunicazioni verranno, ma di sicuro senza ammettere riguardo ovviamente le emozioni, ai sentimenti. Lina chiede se avrà fortuna nel gioco, numero 5. Il numero 5 per Lina. 3, 4 e 5. Sì, Lina. Anna chiede se Antonello le telefonerà, numero 4. Numero 4 per Anna. E 4. Vuole soltanto te. Clarissa, numero 7. 4, 5, 6 e 7 per Clarissa. Ti deve confessare dei segreti. Allora, ringraziamo Tatina della donazione. Vuole sapere se Antonio la contatterà, numero 3. Numero 3. La carta invita di ascoltare il cuore perché riguardo a tante di quelle situazioni la carta mi dà ci siano delle scuse in mezzo, ma nello stesso tempo delle piccole bugie, quindi la carta invita di essere abbastanza attenta, quindi di dare ascolto al tuo cuore. Grazie. Annalia chiede se avrà la possibilità di incontrare Giovanni del fine mese, numero 7. Il numero 7, 1, 2, 4, 5, 6 e 7. È finita. È finita in questo caso anche l'attesa, no? Di quello che tu giustamente stai aspettando. Ah, ringraziamo Lilli per la donazione. Ci ha mandato solo il numero 5. Il numero 5 per Lilli. Allora,
E un no riguardo a una piccola domanda oppure a un piccolo dubbio tuo, Lilli, che probabilmente è da tempo che lo pensi e lo ripensi. La carta invita di non dare ascolto agli altri. Non ci sono tante soluzioni, ti dovranno venire delle notizie, però è un percorso che porta assolutamente verso la felicità. Quindi non dando ascolto agli altri e anche dando spazio al tuo sesto senso. Verranno delle notizie positive che ti renderanno felice. Sonia, numero 6 per il lavoro. Il numero 6 per Sonia. 4, 5 e 6. Ti ama, questa carta in questo caso indica sempre ovviamente l'affetto oppure il sentimento, però riguardo ovviamente alla situazione lavorativa, essendo una carta rossa positiva, porta delle belle notizie. Ariel, numero 6. Il numero 6 per Ariel. 5 e 6. Invidia e gelosia, Ariel. La carta invita di essere attenta. Valentina mi pensa, chiedo numero 3. Numero 3. Ti sta studiando. Quindi è già un percorso, no? Un percorso che verrà assolutamente sviluppato. Mi raccomando, commentate sempre con un numero da 1 a 9 dopo la domanda, così vi possiamo rispondere. Ilaria chiede se riuscirà a dimagrire di più, numero 3. Vediamo un po' se raggiunge il proprio obiettivo. 1 e 3. Quindi questa carta in questo caso indica comunque sia l'impegno, ma nello stesso tempo ovviamente un percorso. Pasquale chiede il numero da 1 a 9, il 10 non va bene. Sì, nel frattempo vi invito di contattare sempre nel numero del nostro centro di cartomanti europei, che lo è 0773 49 35 48. Vi invito carissime amiche, essendo che siamo a disposizione vostra in questa bellissima puntata interattiva, a commentare a una vostra domanda importante, a commentare con un numero da 1 a 9, non andando oltre al numero 9 perché non è possibile. Allora, Pasquale, numero 9, chiede se avrà un cambiamento economico nel lavoro. Pasquale. Ecco, la carta indica ti ama, in questo caso il cambiamento, essendo che viene proprio sia con la carta rossa, sia indicando comunque sia un percorso, no? Porta delle positività riguardo a questo cambiamento lavorativo. Allora, ringraziamo Lilli per la donazione. Chiede se cambierà lavoro, numero 8. Numero 8 per Lidi. 1, 4, 3. 5, 6, 7 e 8 per Lilli. Allora, a prescindere che non è stato possibile fino adesso, la carta ti invita di riflettere, comunque sia, non è un momento di una massima prontezza riguardo questo cambiamento, per il momento sembra che ci siano delle difficoltà, perché le carte non sono del tutto decise riguardo a questo salto di qualità oppure a questo cambiamento di lavoro. Per il momento la situazione rimane così invariata, però dovranno venire dei cambiamenti più in là, probabilmente perché per il momento non è possibile oppure le combinazioni non sono del tutto favorevoli, però è una situazione transitoria che man mano verrà lasciata alle tue spalle. Adriana, numero 3. Allora, il numero 3 per Adriana. E 3. È finita Adriana. Lina, numero 1, chiede se andrà bene con la casa. Allora, il numero 1 per Lina. Un messaggio per te, una comunicazione positiva ma nello stesso tempo favorevole. Sonia, numero 6 per il lavoro. E 6. Bugie, attenzione Sonia. Per Milena e Charlotte che ci hanno inviato un profumo, fateci la domanda così vi facciamo la stesura. Francesca Mariello chiede se Antonio è geloso di lei, numero 6. Numero 6.
e 6. Non adesso, probabilmente non viene dimostrato, no? Questa gelosia, oppure viene tenuta sotto controllo. Anna di Filippo dice si farà pace con Sandro, numero 5. Numero 5. Non fidarti, nella carta invita di non dare fiducia. Francesca vuole sapere se la persona che ha nel cuore è la spia, numero 7. Il numero 7 per Francesca. 4, 5, 7 e 7. Un viaggio d'amore. Quindi in questo caso la carta stessa indica l'attrazione, ma nello stesso tempo questo coinvolgimento. Dani chiede se Marco è ancora innamorato di lei, numero 7. Allora, nel frattempo cambio mazzo di carte, prendo le carte del domani, il numero 7, giusto? Sì. Intanto dico a Milena che il numero 11 non va bene di commentare con un numero da 1 a 9. La carta ti dà, la carta numero 7 ti dà in questo caso la realizzazione, l'innamoramento, dei sblocchi, ma nello stesso tempo un periodo totalmente positivo e favorevole. Allora, rispondiamo a Milena che ha fatto la donazione. Sì. Non ci ha dato una domanda, ci ha dato solo un numero, l'8. Il numero 8 per Milena. Allora, di sicuro è un percorso nel quale la riflessione e anche la ricerca di risposte porterà assolutamente i frutti aspettati. C'è un percorso, un cambiamento che dovrà a quanto pare ovviamente arrivare, quindi la carta invita di essere determinata, Milena. Più che altro la carta mette in evidenza anche delle novità, quindi la realizzazione di quello che per te non è una cosa veramente molto, molto importante. La realtà e la fedeltà, quindi l'armonia, la gioia, quello che probabilmente fino adesso è stato un po' difficile, ma che viene assolutamente realizzato e che porta veramente proprio il cambiamento. In questo caso le energie positive, ovviamente trasmesse tramite la carta che indica in questo caso la chiave, quindi uno sblocco di una situazione, che porteranno di nuovo gioia e serenità. Quindi è una stesa che porta proprio l'evoluzione, il cambiamento. Allora, Siria, amore numero 3. Il numero 3. Allora, in questo caso viene indicato più che altro il successo, l'evoluzione, quindi una situazione, un percorso amoroso che evolve e non rimane fermo. Ariel numero 5. Il numero 5 per Ariel. 3, 4 e 5. Allora, in seguito probabilmente a questo periodo nel quale c'è un po' di solitudine, stanno per arrivare prima le comunicazioni e poi gli incontri. Alessandro chiede se andrà bene il campionato della squadra che allena, è il suo lavoro, numero 8. Il numero 8. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In questo caso ovviamente un percorso che porta sia riguardo alla riflessione, ma nello stesso tempo anche l'impegno, no, che tu hai messo in tutto ciò, che porterà assolutamente la realizzazione, quindi è come se fosse finalmente anche un trionfo, no, in quello che per te veramente lo è, veramente molto importante. Letizia numero 6 per un ritorno. Allora, vediamo un po', cambiando mazzo di carte. Allora, Letizia per un ritorno, numero 6. 3, 4, 5, 6 per Letizia. Grandi cambiamenti, Letizia, stanno per arrivare. Sonia numero 3, se farà pace con la sorella. Numero 3 per Sonia. Storia d'amore, in questo caso l'affetto e anche la riconciliazione con tua sorella. Noemi chiede se manca Dennis, numero 6. Numero 6. 3, 4, 5 e 6.
chiede aiuto agli altri, quindi questa carta invita anche a un confronto, no? Che tu giustamente forse fino adesso non è stato realizzato, ma verrà realizzato. Allora, ringraziamo Giorgia che anche se non ci ha mandato i profumi, ci ha mandato un'infinità di rose e chiede se venderà la casa entro l'anno, numero 5. Il numero 5. Allora, apriamoci due carte. Allora, dai retta al tuo sesto senso che porta assolutamente fiducia. Nei prossimi mesi, quindi, dovranno venire dei cambiamenti che probabilmente sono già attivati, però per essere consolidati e resi ancora più solidi verrà realizzata questa vendita oppure questo accordo non finale nei prossimi mesi. Per Teresa non rispondiamo a domande sulle gravidanze, ci dispiace. Asia per il lavoro, numero 9. Il numero 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. È il momento sbagliato, Asia, sempre riferendosi al lavoro. Rosy chiede se riuscirà a recuperare il suo figlio Kevin, numero 7. Il numero 7, 3, 4, 5, 6 e 7. Pensa positivo. Assunta se migliorerà economicamente, numero 7. Perdono, ma nello stesso tempo la carta invita di lasciar scorrere probabilmente le difficoltà che tu hai dovuto affrontare fino adesso. Eleonora, amore numero 8. Tempo per Eleonora il numero 8, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pensa positivo, l'invito delle carte. Ok. Nel frattempo, carissime amiche, vi invito di commentare con un numero da 1 a 9, specificando di non andare oltre il numero 9. Ovviamente ho una vostra domanda, vi invito di commentare non con la domanda ma con un numero da 1 a 9, escludendo, come abbiamo già detto prima, domande riguardo la salute e anche alla gravidanza. E Marzia, numero 2 per il lavoro. numero 2 per Marzia. Sei pronta, Marzia, quindi la carta porta la positività. Asia, numero 8 per l'amore. 5, 6, 7, 8 per Asia. È un sì, Asia. Allora, ringraziamo Lullaby per la donazione. Chiedo se ci sarà un incontro tra lei e Davide, numero 3. Numero 3, apriamo le carte. Dipende da te, delle comunicazioni che dovranno essere gestite, realizzate in un modo positivo, in un modo chiaro, giustamente per dare spazio più che altro alla condivisione. La carta ti dà comunque sia di eliminare la maggior parte di queste preoccupazioni che risultano inutili, come se in qualche modo tu avessi forse dei dubbi eccessivi più forti oppure preoccupazioni che non hanno una base, no? Quindi la carta ti dà proprio un cambiamento, togliendo, no, queste preoccupazioni inutili. Eleonora, numero 8 per l'amore. Il numero 8, 3, 5, 6, 7 e 8. È un no, Eleonora, alla domanda fatta. Sabrina chiede se Brian la ricontatterà, numero 7. Il numero 7 è Sabrina. 3, 4, 5, 6 e 7. Trova un accordo in un compromesso oppure cerca di trovare un compromesso in queste ulteriori comunicazioni che stanno per arrivare. Teresa, numero 3. Il numero 3 per Teresa. Fidati, Teresa. Asia, numero 8 per l'amore. Nel frattempo mischio le carte e anche il numero 8 per l'amore. 4, 5, 6, 7 e 8. C'è qualcosa di meglio? Vale chiede se Christian si impegnerà seriamente nella relazione, numero 6. Il numero 6 e 6.
dei grandi cambiamenti stanno per arrivare. Adri numero 7. Il numero 7 per Adri. 4, 5, 6 e 7. Opportunità, occasione che la carta invita di utilizzare, di usare. Patti numero 8. Il numero 8 per Patti. 4, 5, 6, 7 e 8. Prendi una nuova direzione, quindi un nuovo percorso, Patti. Vi ricordiamo che oggi dovete donare i profumi se volete una stesura un po' più ampia. Benedetto, amore, numero 7. Il numero 7 per Benedetto. 3, 4, 5, 6 e 7. Improbabile. Assunta, numero 8 per l'amore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sii decisa, Assunta. Scila, numero 8 per una vincita. Vediamo un po'. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. La situazione migliorerà, Scila. Per quelli che non hanno sentito la risposta, vi ricordo che domani ci sarà la replica sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook, quindi non vi preoccupate. Mattia, numero 5 per un incontro. 2, 3, 4 e 5 per Mattia. Guarigione, quindi un percorso nuovo. Sonia, devi commentarci anche con un numero tra la domanda. Benedetto, numero 8, se ci sarà una storia d'amore con Serena. Numero 8 per Benedetto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Persone disponibili che in qualche modo daranno spazio, no, a un percorso fra voi due. Chiara, numero 7, se ritorna Daniele. Cioè, se Daniele tornerà. 3, 4, 5, 6 e 7. C'è qualcosa di meglio la carta invita, quindi oltre ovviamente al suo avvicinamento, al suo ritorno, c'è qualcosa di meglio. Sonia, numero 5, chiede se sua cognata Rita è sincera. 2, 3, 4 e 5. Questa sincerità probabilmente verrà dimostrata di più nei prossimi tempi, nei prossimi mesi. Probabilmente adesso forse ha creato più dubbi e punti interrogativi. Luna chiede se Tommaso la ama ancora. Numero 5. Il numero 5 per Luna. 3, 4 e 5. Informati meglio, invita la carta. Michele, se risolverà i suoi problemi economici, numero 8. Il numero 8 per Michele. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Un viaggio d'amore, dice la carta in questo caso, un cambiamento. Lisa, numero 8. Il numero 8 per Lisa. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vuole soltanto te, Lisa. Ringraziamo Chloe per la donazione. Chiede se Antonio e lei torneranno insieme. Numero 7. Il numero 7. 5, 6 e 7. Devi aspettare la carta in vita, quindi non è un cambiamento oppure un ritorno immediato. Però di sicuro ovviamente ci sono i pro e i contro riguardo alla situazione. Probabilmente dovranno venire più che altro dei chiarimenti, perché ti deve confessare dei segreti. Infatti la carta indica che dovrà essere realizzato un chiarimento. Più che altro dovranno essere trovate anche delle soluzioni, anche con l'aiuto di qualche amico oppure amica in comune. Di sicuro quello che è la base, no, è la purezza e la trasparenza di questo riavvicinamento, di questo ritorno, che inizierà da questi segreti che verranno confessati, che di sicuro giustamente deciderai tu come puoi ovviamente valutare. È un percorso di ripresa lento e graduale, dice la carta. Ringraziamo anche Asia per la donazione. Chiede numero 7 per l'amore. Il numero 7 per Asia.
Ascolta il cuore, di sicuro riguarda le situazioni, la carta invita di essere attenti ovviamente alle bugie oppure ovviamente alle persone che non sono del tutto ovviamente positive. C'è questa decisione, assolutamente c'è un percorso verso un sì, e la carta porta come carta finale il matrimonio che in questo caso rappresenta una riconciliazione e anche una ripresa. Quindi escludendo, dando oppure mettendo a disparte, non dando più spazio ovviamente alle bugie che in qualche modo hanno portato anche questo piccolo squilibrio. Lulu numero Il numero 8 per Lulu. Non essere gelosa, Lulu. Questo è l'invito modesto delle carte. Alessio, il 17 non va bene, un numero da 1 a 9. Elena numero 8 per il lavoro. Il numero 8 per Elena, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Non esiste nessun altro, quindi questa carta in questo caso indica che anche il fatto che non ci siano tante opportunità, quindi la carta invita di cogliere al volo quel poco che arriva. Assunta, numero 5, se Giovanni prenderà la sua decisione. Numero 5 per Assunta, 3, 4 e 5. Sta per decidere, Assunta. Quindi non dare fretta a lui. Vi ricordiamo che oggi le donazioni sono i profumi per avere una stesura più ampia. Salvatore, numero 7 per l'amore. Numero 7 per Salvatore. 3, 4, 5, 6 e 7. Pettegolezzi, la carta invita di essere attenti ai pettegolezzi. Marzia, numero 3, se il marito troverà lavoro. E 3 per Marzia. Non dare ascolto agli altri. Andare avanti, Marzia. Sempre per Piccina, se ci doni un altro cuore, ti facciamo anche ti facciamo anche la stesura completa. Adriana, numero 5. Il numero 5 per Adriana. 4 e 5. Devi riflettere, Adriana. Mancano soltanto due profumi per l'obiettivo. Allora, nel frattempo, Asia, Pietro, amore, numero 9. Numero Ah, fagli una stesura completa perché ha donato un sacco di 9. Benissimo, quindi il numero 9, il numero 9 cuori. giusto? No. Piccina, dacci anche un numero da 1 a 9. Allora, di sicuro viene trovata una soluzione. La carta invita più che altro anche un nuovo inizio, una nuova partenza, però di sicuro la carta invita anche di essere attenti oppure di non dare spazio, di non alimentare comunque sia anche situazioni non del tutto positive. Per esempio, ovviamente la carta invita di essere attenti alle bugie, ma nello stesso tempo di non fidarsi tanto verso le terze persone che comunque sia girano intorno a voi. Dovranno essere dette oppure condivise delle situazioni. È vero che vuole soltanto te in questo caso e non ci sono altre persone, però sembra che siano dei malintesi che dovranno essere in qualche modo comunque sia chiariti per portare avanti verso un nuovo percorso. Quindi vengono messi a disparte, no, questi, io dico questi punti interrogativi per poi giustamente condividere ancora di più, perché c'è la voglia e il desiderio dall'altra parte esclusivamente verso di te. Allora, Piccina ha fatto la donazione, grazie. Un attimo, io ho perso la domanda. Ah, ok, chiede se Antonio è davvero innamorato di Francesca, numero 9. Numero 8 e 9. Allora, sicuramente sì, anche se giustamente ci siano forse dei dubbi oppure delle volte anche dei punti interrogativi.
di sicuro ci siano dei alti e bassi riguardo a questa situazione loro, no? Come se la carta ti dice ci siano state prese delle decisioni che poi hanno avuto, no? Ovviamente dei cambiamenti. È vero che questo non è un momento positivo oppure al top per loro, però le carte gli danno ovviamente che dovranno arrivare su di loro delle comunicazioni che in qualche modo si aspettavano, quindi delle conferme in arrivo. Quindi riguardo alla domanda fatta, la carta risponde in positivo, a prescindere di tante di quelle situazioni che probabilmente dovranno essere in qualche modo chiarite e portate in evidenza. Per Valentina, oggi le donazioni per la stesura completa sono i profumi. Ci ha inviato un cuore, quindi se ci invii un altro cuore te la facciamo subito. Allora, Tigre chiede, Massima Adriana, ci sarà amore tra di noi, numero 3. E il numero 3. L'invito delle carte è di meditare nelle tue decisioni. Ok, prendiamo il cuoricino Valentina. Nel frattempo Anna, amore numero 7. Numero 7 per Anna. 5, 6 e 7. Ti sta studiando questa persona, Anna. Grazie a Valentina per la donazione. Numero 9 chiede se Alberto, la spia sui social. Vediamo un po', apriamo le carte, 8 e 9. Allora, di sicuro cerca in qualche modo ovviamente di scoprire, no, delle verità nascoste, quindi già con questa carta iniziale ovviamente indica che sei tra parentesi sorvegliata. Di sicuro io vedo una persona presa, una persona coinvolta nei tuoi confronti e il fatto che ti rispetta e ti sta studiando, questa cosa, questo fatto dovrà essere dimostrato un po' di più. Di sicuro ci siano stati forse dei momenti di squilibrio che vanno verso la fine, però la carta ti dà comunque sia c'è non soltanto l'attrazione, ma più che altro anche questo spiarti sui social. Sì. La carta dice di sì. Giulia, numero 1 per un progetto. Allora, il numero 1 per Giulia. Ti ama ma non vuole ammetterlo. Questa carta in questo caso riguardo al progetto che giustamente tu stai realizzando, stai pensando, indica più che altro la realizzazione di questo progetto, anche se probabilmente delle volte tu hai dei dubbi o dei punti interrogativi. Manca soltanto un profumo per raggiungere l'obiettivo. Vi invito a donarlo e a farci la domanda. Nel frattempo Giulia dice che è verissimo e Valentina ti ringrazia. Sonia, per Grazie. rispondere alla tua domanda abbiamo bisogno di un numero. Nel frattempo Lori ci ha fatto raggiungere l'obiettivo. Aspettiamo la tua domanda, Lori, e ti ringraziamo. Grazie a loro. Allora, come vi stavo dicendo e vi stavo invitando, carissime amiche, vi invito di commentare in questa puntata interattiva con un numero da 1 a 9, associando questo numero alla vostra domanda importante. Quindi pensate, pensate a una domanda importante per voi e poi associate da questo numero, qualsiasi numero, perché potrà essere da 1 a 9, non andando oltre, e poi commentate e le carte rispondono giustamente seguendo il numero che voi avete scelto. Allora, grazie a Lori della donazione, numero 8 per l'amore. Il numero 8 per Lori. Allora, già la carta iniziale apre bene indicando il fidanzamento, quindi in questo caso un'evoluzione, quindi se una storia oppure un percorso non è stato del tutto attivato nel modo giusto oppure nel percorso giusto, dovranno venire dei cambiamenti. Di sicuro ovviamente dovranno venire anche dei approcci più forti, no? Un passo verso ovviamente questo agire, questo condividere, questo aprirsi dall'altra parte,
Un viaggio d'amore, dicono le carte, di sicuro riguardo anche un'altra domanda che forse tu lo stai facendo adesso, la carta le dice sicuramente sì, quindi è come se le carte danno risposta anche a quello che giustamente potrà essere anche uno dei tuoi dubbi. Di sicuro la carta di dà che tante di quelle volte si dice la verità ovviamente in questo percorso, ma la carta ti invita anche di meditare su certe decisioni che tu stai prendendo, quindi di decidere con calma, giustamente per ottenere un beneficio migliore, ma nello stesso tempo anche una serenità e anche una tranquillità ancora più ampia riguardo questo percorso. Quindi questo coraggio di agire finalmente viene trovato dall'altra parte. Allora, Sonia, numero 3, per la, se migliorerà la sua situazione economica. Vediamo un po'. Allora, è fedele, la carta ti porta comunque sia che in seguito anche a questo impegno, no, dei piccoli e graduali miglioramenti ci saranno. Marinella chiede se il suo cuore tornerà a sorridere, numero 9. Il numero 9 per Marinella. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ti deve confessare dei segreti. Quindi, carissime amiche, vi invito di commentare con un numero da 1 a 9, sempre in questa bellissima puntata interattiva, associando questo numero che voi sceglierete con una vostra domanda oppure anche con una vostra preoccupazione, escludendo domande riguardo sempre ovviamente alla salute e anche alle gravidanze. Enza chiede se tornerà a cercarla, numero 6. Il numero 6 per Enza. 5 e 6. Devi aspettare, Enza. Paola Durmazel, se ci sarà un nuovo amore o un ritorno, numero 9. Il numero 9. 5, 6, 8 e 9. Per il momento è un no. Vanessa De Vito, se a breve avrà contatti da Vincenzo, numero 7. Il numero 7. 4, 5, 7 e 7. Attesa terminata, finalmente. Rocco Basile, se troverà la ragazza, numero 3. Il numero 3 per Rocco. Sicurezza, dice la carta, quindi in questo caso un equilibrio che giustamente prima lo devi trovare tu per poi condividere anche con questa ragazza che dovresti conoscere. Carmelina chiede se Luigi e Vittoria faranno pace, numero 7. Il numero 7. 5, 7, 7. Quindi ciò che in questo caso ovviamente stanno cercando loro, ovviamente l'equilibrio è molto vicino a loro, quindi la carta mi dà proprio anche la ricerca realizzata tra loro, quindi questo di fare pace, questo trovare un equilibrio è vicino. Marianna, se arriva l'amore vero, numero 7. Il numero 7 per Marianna. 4, 5, 7, 7. Equilibrio, Marianna, in questo caso l'invito di trovare il tuo equilibrio e la tua stabilità che porterà anche alla condivisione, alla realizzazione di quello che è per te importante, un amore Carmelina, intanto ti ringrazio. Gianmarco, se ci sarà una nuova storia d'amore con Francesca, numero 9. Il tempo, in questo caso l'invito, ovviamente oppure il consiglio modesto delle carte, è arrivato il momento ovviamente di cambiare certe cose per fare in modo che l'andamento viene portato avanti nel modo e anche nella maniera giusta. Anna Maria Vuolo, se Raffaello la sbloccherà e sentirà, e sente la tua mancanza, numero 9. E numero 9, vediamo un po', 3. 5, 6, 7, 8 e 9. Sincerità. Quindi la carta invita in questo caso anche di, più che altro nel momento che ci sarà ovviamente questa ripresa, di condividere, no, con il massimo della sincerità anche certi dubbi oppure punti interrogativi fra voi due. Quindi la carta porta proprio più che altro quel prossimo step, no,
che dovrà essere realizzato fra voi due. Tani, numero 5, se Fabio tornerà da lei. 4 e 5. Guarigione. Quindi un percorso di guarigione che comunque si avviene in seguito anche ai contatti, anche alle comunicazioni che verranno dall'altra parte. Persone, devi commentarci anche con un numero da 1 a 9. Nel frattempo, un utente che ha un fantasmino chiede il numero 6. Il numero 6. 5 e 6. Energia, un invito di assolutamente di caricare te stesso. Probabilmente stai vivendo un periodo no e l'invito è prima di caricare te stesso. Sole chiede Sabatino si avvicinerà ad Aurora numero 3. Il numero 3. Quindi una situazione che dovrà essere cambiata in un tempo abbastanza breve, in un tempo vicino, quindi dovranno venire dei cambiamenti. Paola Durmazel, numero 8, chiede come andrà il lavoro. 5, 6, 7 e 8. Indipendenza, l'evoluzione, quindi l'invito di liberarsi da ogni condizionamento che in qualche modo è diventato forse barriera, no? Sempre legato al tuo lavoro. Rispondiamo all'ultima domanda di Lady Kate, chiede se arriverà una relazione stabile, numero 8. Il numero 8. 5, 6, 7 e 8. Creazione, l'evoluzione, chiedi quello che tu desideri, quindi probabilmente è la perfezione, no, di un momento giusto che porterà il beneficio nei tuoi confronti, sempre riferendosi a questa domanda. Io vi ringrazio carissime amiche, vi abbraccio forte forte, vi ringrazio a tutte, alla prossima!